Piemonte, Eh? il Piemonte, che non è una città, il Piemonte è una regione, ha 4,3 milioni di abitanti. Una regione, 4,3 milioni di abitanti. New York, che è una città, attenzione, una città, ha 8,5 milioni di abitanti. Quindi una città americana ha il doppio degli abitanti di una regione, ma è una cosa assurda, è gestita malissimo. Ma al posto di fare dei distretti, fai delle altre città. Brooklyn, perché non è una città? È un distretto. Che cazzo vuol dire distretto? Allora, cioè, Alpignano non è una città, è un distretto di Torino, ma cosa vuol dire? Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi faccio i preferiti del mese di novembre. Iniziamo subito con gli accessori, così me la posso mettere in testa e posso fare il video con la pinzetta. L'accessorio preferito del mese è questo. Spero si veda. Eccolo qua. Questo qua è l'accessorio preferito del mese. A me piace tantissimo. E ora me lo metto. Oh, come si Qua. chiamano? Scusami, eh. Beh, nulla da dire, l'ho pagato 1 euro, mi sembra 1,02 euro, bellissimi. Sono costati poco, mi sono piaciuti e quindi li ho comprati. Poi, capo preferito del mese, questa camicia qui. Mi piace? Le ciabatte preferite del mese, ho acquistato su ASOS, cioè ci sto passando le giornate, queste ciabatte qui. Sono bellissime. Perché dai, io ho messo qualcosa di quelle ciabatte. Sono col pelo e hanno una catena tutta brillantinata. Sono molto calde, a dire la verità, mi piacciono un casino. Ragazzi, ho dovuto prendere una pastiglia per la gola perché non riuscivo più a parlare. Non so come mai, ho avuto un attacco di tosse che non smettevo più. Il cibo preferito sono i Mikado. Vabbè, li conoscete, sono quei grissini con il cioccolato sopra. Li mangio maggiormente quando sono sulla scrivania che monto un video, quindi sgranocchio qualcosa perché io tendo tanto a mangiarmi le unghie e quindi per evitare di mangiarmi le unghie, che tanto le mangio lo stesso alla fine, vedete, me ne stacco. App del mese, ve l'ho detto prima, ASOS. Questo mese ho passato tanto tempo su ASOS, anche se ho fatto un solo ordine, però comunque ci ho passato tanto tempo perché mi piace guardare le offerte, poi vedere su altri siti qual è l'offerta migliore. Ho preso della roba veramente in sconto e della roba anche tra l'altro bella, a parte queste. Ho preso tanti vestiti nuovi che vedrete o avete già visto sul secondo canale con il video Mirko indovina i prezzi del mio shopping. Smalto del mese. Allora, lo smalto del mese era questo, vi faccio vedere senza l'unghia. Questo è lo smalto del mese, il baby boomer sarebbe. Molto bello, peccato che mi sono staccate tutte le unghie per l'esame perché avevo l'ansia. E quindi ne ho pochissimo ormai. Poi, serie TV del mese, ce ne sono tre, ve ne consiglio tre. La prima è Tre giorni di Natale, la seconda è Dash e Lily e la terza è Lucifer. Vabbè, voi lo sapete che io guardo Lucifer, è uscita la nuova stagione, quindi sto iniziando a guardarmela, sono abbastanza carine, ma non troppo. Si è andata un po' a perdere la serie, perché secondo me vogliono continuarla sapendo che prima c'era audience, ma non è più come prima. Dash e Lily invece racconta la storia di due ragazzi che si conoscono perché lei ha un quaderno che mette in libreria con delle istruzioni, tipo il primo ragazzo che trova, cioè la prima persona che trova questo libro deve fare bla bla bla, e poi rimettere il libro in questo posto. Quindi lui va in questa libreria, trova questo diario, segue le istruzioni e fa quello che lei dice. Quindi lei poi va a prendere il diario dove lui l'ha messo e così via. Alla fine c'è questa storia d'amore di loro due, bellissimo, bellissimo, molto scorrevole, lo guardi in un pomeriggio. Questo mese non ho tanto da consigliarvi perché avendo dato l'esame ho studiato molto e quindi non ho potuto guardare tante serie TV in realtà. E stessa cosa succederà questo mese di dicembre perché devo dare 4 esami a gennaio e quindi non penso che riuscirò a guardare tante serie TV. L'altra serie TV che vi dicevo, Tre giorni di Natale, comprende 3 puntate, è una miniserie, ma sono puntate di 1 ora e mezza l'una circa. Raccontano la storia di una famiglia nel corso del tempo, quindi da piccole, mezza età e poi da anziane. È una storia della
drammatica, quindi se vi piacciono questo tipo di storie va bene, altrimenti ve la sconsiglio perché è molto triste, però è bella perché è psicologica, è drammatica, ci sono tanti intrecci e poi è veloce. Comunque anche questa in un pomeriggio vi mettete alle 2, alle 6 avete finito. Canzoni del momento, siamo arrivati alla mia parte preferita e questo mese, ragazzi, devo dirvi che una delle canzoni del momento è anche una delle preferite di Mirko. Questa canzone praticamente io l'ho fatta ascoltare mesi fa a Mirko dicendogli guarda il video, figuriamoci se l'ha guardato. Due settimane fa mi dice: oh Alice, guarda cosa ho scoperto, questa canzone. Ho detto: Mirko, ma sei stupido? Mesi fa gli ho fatto vedere su Telegram che gliel'avevo mandata io. Vabbè, comunque la canzone è questa. Allora, Mirko ha iniziato ad amare questo artista, Emanuele, tra l'altro di Torino, perché ha trovato questo... Cavolo, la batteria è scarica, merda. Perché ha trovato nel video dei riferimenti a Lily e Piton, Severus Piton, perché praticamente questa canzone è dedicata alla loro storia d'amore mancata. E quindi lui, vedendo il video, lui girando su YouTube, sempre gli capitano video di musica, eccetera, gli è capitato questo video e ha detto, l'ha guardato e si è innamorato della canzone, che tra l'altro è proprio, cioè le parole sono veramente, parlano veramente della loro storia, sono pazzesche. Comunque per registrare questo video mi sto perdendo Harry Potter. Oddio, non me la ricordavo sta scena. L'altra canzone che mi piace è A mano di Rino Gaetano. Non come adesso, che sabato sera vado a Milano e torna vicino con nascere un fiore nel nostro giardino. Allora, voi vi chiederete perché mi sono fissata con questa canzone, cioè in realtà già la conoscevo ovviamente. Mi sono fissata con questa canzone perché voi non lo sapete ancora, ma uno dei concorrenti di YouTube's Best Talent ha partecipato portando questa ed è un bambino tenerissimo, ragazzi, tenerissimo. Si chiama Marco, lo posso dire, si chiama Marco. Un bambino, ve lo giuro, che lo amo quel bambino. La voglio assolutamente risentire, poi sapete, io non so se voi siete anche così, io quando mi innamoro, mi prendo di una canzone particolarmente, la ascolto a ripetizione, quindi la canzone preferita del mese. L'ultima mi fa pensare ai viaggi, ve la faccio subito sentire. E niente, quindi questa è la terza canzone preferita del mese. Il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i vostri preferiti del mese, dicendo proprio l'elenco, cioè tipo il profumo è questo, il capo è questo, le ciabatte, per dire, no? E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video, lasciate like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!